cuore a Milano. Oggi pazzia per noi. Direzione Venezia. Si va a Venezia in giornata. In giornata con Italo. E oggi assaggeremo i piatti che ci avete consigliato, voi. Grazie per tutti i consigli, ne abbiamo segnati tantissimi e oggi, compatibilmente con i nostri stomaci, assaggeremo tutto quello che possiamo. Facciamo questo sforzo per voi. Sì, esatto, proprio per voi. Siamo arrivati. Stazione di Venezia Santa Lucia. Qualche minuto di ritardo, sì, poco, però poco. C'è un bel sole. Sì, qua è bel sole, c'era della nebbia prima della tratta. Abbiamo già visto il mare. Il mare l'abbiamo visto, sì. Andiamo a mangiare, che abbiamo fame? Andiamo a mangiare, comincia il nostro prima tour tappa. Dei Baccari con mangeremo un po' di tutto, ma soprattutto quello che ci avete indicato voi. Prima tappa, diciamo dopo. Sì, quando arriviamo, dai. Sì, quando arriviamo. Sorpresa. Eccoci qua, solita vista sul canale grande quando si gira la stazione. La stanno facendo dei lavori a destra. Andiamo a fare il ponte degli scalzi. Il canale grande, la stazione Ponce, questo è il che bei colori che ha la laguna. Ecco qua la gondola. Qua non siamo a Milano ma siamo a Venezia stavolta. Questo è Campo San Polo. Guardate com'è bello. Grande qua. Sì, è un bel campo grande. Bel campo. Guarda lì. Andare al bagno. Bello. Ma che piante che sono particolari. Eccolo qua, prima tappa. Osteria. Dai Semei, che dicono della regia e osteria dei gemelli. Sì, che sono gemelli gestori. Prima tappa del nostro tour, osteria dei Semei, che si chiama così perché i gestori sono gemelli ed è pieno di foto di gemelli. Quando entriamo a pagare poi Massimo vi filma, mi fa vedere se non l'hai già filmato. Abbiamo preso classicissimo baccalà mantecato, il paninetto col manzo affumicato e non essendoci la sarda in Saor mi hanno consigliato come alternativa questa Alice con cipolla marinata. Salute! Guardate che bello sopra. È buonissimo. Stavo cercando niente. Allora, volevamo fare un commento. Sì. Dopo l'uscita da... Sì.
Intanto stiamo guardando. Dobbiamo andare all'altro. Sì. Adriatico Mare. Esatto. Oh, questo qui è la prima volta che ci andiamo. Ma prima commentiamo la prima tappa del tour di oggi. Prima volta che ci andiamo, sì. E ci è venuto buono. Allora, buono, non economicissimo. Ecco, abbiamo speso 20 euro. 20 euro per 4 cicchetti, di cui 3 di pesce e 2 calici di vino. E però tranquillo come posto. Molto buono, carino. Non troppo affollato. Sì. Loro molto gentili. Perché noi siamo di corsa, se no ci potevamo stare lì ancora un po'. Sì. A rilassarci. Sì, non è un posto che devi fare mordi e fuggi. E poi vi ho fatto vedere tutte le foto dei gemelli. Esatto. Adesso andiamo all'altro. Dobbiamo posto. Dare dei voti, io direi, però. Diamo dei voti. Fino a 10? Da 0 a 10. Da 0 a 10 con tutto il costo e tutto. Ma. Scusate, sono dovuta passare avanti. Di prima tu cosa pensi? Mi è piaciuto, io darei 8. Oh, anch'io avevo pensato 8. 8 per Osteria da Isemei. Consigliato da organizzati. Ogni tanto quando ci sono i belli scorci mi fermo. È meraviglioso, io già stavo commentando quello che prenderemo nel prossimo baccalà, sì, che sì. Conosciamo e quindi sei affamata. Sappiamo già che cosa prendere, vedrete un baccalà su polenta bianca spaziale. Andiamo. Questo è un video esclusivamente sul cibo, vedrete poco di Venezia. Ma possiamo taggarvi un altro video che abbiamo fatto durante il carnevale dell'anno scorso e ve lo mettiamo qua. Altro scorcio con gondola. Venezia è unica. Noi almeno 2 volte all'anno ci veniamo qua. Una principale carnevale. E poi un'altra scelta. Un'altra tappa scelta. Siamo in campo San Tomà. C'è sempre qualche negozio di maschere anche se non è carnevale. Se uno la vuoi comprare. Cosa facciamo? Ieri prima ho tentato di prendere. Più potente la compro, Altro scorcio. Dovrebbe essere il canale grande. E ne approfittiamo qua per salutare Vincenzo. Ciao Vincenzo! Ciao Vincenzo! Ce la faremo prima o poi a vederci! Siamo andati a Venezia, veniamo ancora tanto. Siamo sempre qua. Però c'è l'occasione. Ciao ciao, grazie che ci segui. Ecco qua, questo è Adriatico Mare. Andiamo! Allora, siamo ad Adriatico Mare, che adoriamo, come avete potuto vedere. Ci può stare anche fuori, ma in piedi. Questa volta siamo sul pontile, perché fuori c'è questo pontile carinissimo, fai un po' un giro, fai vedere, che meraviglia. Sì, c'è un pontile qua, si c'è una fuori. È un approdo per le barchette qua. I nostri calici, 2 paninetti e il baccalà su polenta bianca. Peccato che non ci sono fuori i tavolini. Forse non è pensato per quello. Fai vedere, abbiamo preso la malvasia, che io adoro, 2 paninetti, meravigliosi, e adesso aspettiamo anche il baccalà con la polenta. Sì. Siamo nel Deor, spettacolo. Buona sta malvasia. È l'unico di mattina che è il secondo. Ah sì, tanto oggi non dobbiamo guidare Steven. Allora sono arrivate le polentine. Vado all'assaggio. Descrivi tutto quello che abbiamo preso poi. Polenta bianca con baccalà, tutti e due perché questo è spettacolare. La malvasia, il paninetto, tu cosa c'è dentro? Cotto? Cotto e basta. Io un formaggio tipo stracchino e l'acciughina. Adesso andiamo all'assaggio della polenta, grazie a chi ci ha consigliato il baccalà manticato, sì, e la polenta. Vediamo se in giornata si trova anche quella con le seppioline. E grazie anche a chi ci ha consigliato particolari bacari o ristoranti. Per il ristorante purtroppo non facciamo in tempo, ma ce li siamo segnati per la prossima volta. Sì, oggi è mordi fuggi. Più mordi che fuggi. Buonissimo. Io vado un attimo a sedermi lì. Buono questo panino. Io vado un attimo a sedermi lì se riesco a non cadere. Non passare giù nel canale. Buono. Dicevo, bello sarebbe abitare lì. Sì. Paninetto con vista. Fai vedere l'ingresso.
Vedete che l'ingresso a questo palazzo è con le barche? Questo è il garage. Probabilmente anche un ingresso pedonale dall'altra parte, però c'è comunque l'ingresso con la barca. Commento su, subito a caldo. Opinione a caldo, così subito. 25 euro spese qui. Bello perché sei, sul canale. Buono, ma il calice credo sia costato 6 euro il calice, sì, di Malvasia. Se di più, aveva pagato di più. Non è l'ombretta. Costa di più. Buono, perché è veramente buono, ma credo che abbiamo speso sui 12-13 euro per 4 cicchetti e 12 euro per i due calici di Malvasia. Voto? 7. Ho già pensato anch'io 7. 7. Perché ci piace tantissimo, purtroppo non aveva pronti i vovetti, se no magari avrei dato 7,5, forse anche 8 col vovetto, che mi piace tanto. Comunque ne rimangono altri, vediamo, noi siamo già, sono già voti, sì, alti comunque. Sì, sì, ve lo consigliamo, per un'esperienza, cioè non vi sfondate di cibo per pochi soldi, insomma è un posto abbastanza su di livello anche come qualità. Voto da 0 a 10. E come qualità delle stuzzicherie. Comunque è uno dei nostri preferiti, questo lo confermiamo. E poi comunque sappiamo già dove andare, quindi è difficile dare un voto basso perché sappiamo già i posti. Sì, è difficile che capitiamo in un posto. Non stiamo andando a caso. No, però proviamo cose nuove oggi. Alcune, sì, consigliate da voi, alcune scovate, vediamo scovate un po' come va. Io mangerò la polpetta che non me l'avete consigliata, mannaggia. Esatto, voi. Non avete consigliato a Massimo la polpetta. Ce la consiglieremo la da stesso, soli. Sì, lo stesso. Stiamo dicendo quanto sia bello venire a Venezia e siamo vicini, proprio 2 ore e mezza di treno. Sì, 2 ore e mezza di treno, siamo nella città più bella al mondo. E un pochino di mondo l'abbiamo visto, tanti, sì, posti bellissimi, ma come Venezia non c'è niente. Non c'è niente, no. Nessuna imitazione, non si può fare un'altra Venezia. Eccolo qua, Ponte da Rialto vicino. Guarda che bella giornata oggi, 10 novembre. E fa quasi caldo direi, eh. Questa è la rosticceria, Gislon. Non so se ho detto giusto, sì, Gislon. Anche qua siamo già stati. Eccole qua, le nostre polpettine, abbiamo preso polpette qua. Carne, verdure, baccalà e pesce. Trovare posto da Gislon seduti è come vincere alla lotteria. Un'altra volta ci siamo riusciti, abbiamo trovato il tavolo, addirittura stavolta niente, quindi siamo qui fuori e ci mangiamo le nostre polpettine. Abbiamo solo l'acqua, tanto. Sì. Però ci disidratiamo. Sì, esatto, troppo alcol. Eccoci qua, il nostro commento a caldo. Polpettine mangiate? Sì, 6 darei le polpettine, non erano eccezionali. Sì, 6,5. 6,5. Sempre incasinatissima, Gislon, rosticceria tradizionale. Dobbiamo trovare un orario un po' meno incasinato. Frequentata sia da veneziani che da turisti. Comunque noi avevamo provato anche il ristorante era buono. Ci era piaciuto molto di più, gli darei un 8,5. Sì. Il fritto era molto buono. Sì. Però le polpettine non erano neanche tanto calde, sinceramente. Abbiamo preso l'acqua, abbiamo usato i piedi così, però ci darei un 6,5. 6,5, dai, non possiamo dare 6 a Gislon. 6,5. 6,5. Prezzo? Abbiamo speso 12 euro mi sembra, sì, per 4 polpettine e l'acqua. L'acqua. No, 10,70 euro. 10,70 euro. Che poco comunque. Sì. Da riprovare. Qua. Sì, magari la mozzarella in carrozza la prossima volta. Cambieremo orario e daremo un'altra chance. Sì. Per alzare un pochettino il voto. Non male però. Subito l'altro posto che diciamo a 30 metri. Aspetto via Gislon. Quarto bacaro, bacarando in Corte dell'Orso, cominciamo ad essere provati. Corte dell'Orso è il primo spritz.
Dici cosa allora, acciughe e zucca, no, alice e zucca, ragù, zucca e salsiccia, soppressata e funghi, e io ho fatto anche la figura, mantecato. Ho letto funghi e sorpresa. E sorpresa. Buon appetito. Buon appetito. Ecco qui il nostro eroe. Polenta con baccalà mantecato. Ci avete consigliato la polenta con le seppie in nero. Non l'abbiamo trovata, però avevano la polenta con tantissime cose, con la seppia al sugo, col polpo, col baccalà vicentino, col baccalà mantecato, e quindi a Massimo ha scelto polenta con baccalà mantecato. Visto che il baccalà mantecato ce l'avete consigliato quasi tutti, ne abbiamo mangiato un sacco. Allora, scriveteci un commento, metteteci like, diteci se vi piace questo format in cui siete voi a consigliarci, anzi a prescriverci che cosa mangiare. Qui abbiamo fatto anche un po' un mistino di crostini con su varie cose buonissime. Com'è? La zucca, buono. Zucca e sarda? No. Secondo me è un'acciuga. Io mangio questo qua con il ragù. Faccio sul ragù. Questo è Corte dell'Orso, siamo usciti dal ristorante. È arrivato il momento della votazione. Sì. Allora, prima dobbiamo fare una correzione. Vogliamo cambiare il voto di Adriatico Mare. Sì, perché per quanto il vino fosse caro, non quello che abbiamo bevuto noi, per quanto non ci fossero opzioni più economiche per il vino, quindi questo va detto, la qualità la merita qualità, più sì, di un merita, 7. Sì. Quindi abbiamo deciso di alzare il voto di Adriatico Mar a 8. A 8, sì. Ok. A 8. In questo modo, a Baccarando in Corte dell'Orso, ci sentiamo di dare un 7,5 per rapporto qualità-prezzo. 18 euro, mi ha speso? Sì, 18 euro per 4 cicchetti su crostino, un pezzo di polenta con sopra il baccalà bello grosso e due spritz. Quindi sicuramente il rapporto qualità-prezzo merita, si merita un 7,5. Sì, anche la location è bella. Sì, è bella. È troppo affollata. Si trova posto per sedere tranquillamente, sì, dentro in due sale oppure fuori. E poi anche il ristorante, non solo cicchetti. Il pane dei crostini non era eclatante, però... Ripetiamo, sì, rapporto qualità-prezzo ci sta, sì, sì, ci quindi sta, 7,5 ci sentiamo anche questo di consigliarlo. Consigliarlo, sì. Dopo ci tengo a dire che non siamo sponsorizzati da nessuno. No, non ci ha pagato nessuno. Nessuno ci paga. Questa è solo la nostra opinione personale. Personale opinione. Tanti vari non possono, condividere, però questa è la nostra... Questa è la nostra opinione. Opinione personale, basta. Ma se qualche baccaro di Venezia volesse, sì, collaborare con noi, noi siamo assolutamente disponibili. Qui a Venezia ci sono tanti posti da visitare, non riusciremo mai a visitarli tutti. Tanti posti che ci piacerebbe anche, sì, far conoscere, che magari sono un po' meno famosi, meno famosi, un po' meno conosciuti, ma meritano. Ci torniamo? Sempre. 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 Proseguiamo il nostro giro. C'è il passaggio delle gondolette. Bello. Tanti gabbiani come hanno squartato la spazzatura per mangiare. Maya, ciao Maya. Altro bello scorcio. Che Venezia è pieno di belli scorci, è impossibile non fermarsi senza fotografarli o filmarli. Questa bella. Eccoci qua, Cicchetteria Veneziana da Luca e Fred. Quinta e ultima tappa del nostro tour enogastronomico qui a Venezia. Un baccaro che noi amiamo, da Luca e Fred, Cicchetteria Veneziana in Canareggio. Abbiamo preso un paninetto col salame, un fiore di zucca ripieno, crocchetta di mozzarella e crocchetta di provola e mi pare prosciutto. E da bere due ombre, piuttosto abbondanti queste ombre di Soave. Eccoci finito qua, da Luca e Fred. Luca e Fred,
Abbiamo speso 18 euro per due ombre di vino bianco soave, per la ottimo precisione prezzo. E quattro cicchetti. Erano buonissimi i panzerotti, buoni. I fritti, molto fritti. Buoni. Qui hanno soprattutto fritti e paninetti. Abbiamo e fanno bene. Qua lo conosciamo già e sappiamo che è un posto buono. Sarà già la quarta o quinta volta che veniamo qui. 8. Minimo. A Luca Fred 8. Voto 8 per Luca Fred. Ottima qualità prezzo. Sì. E con questo ultimo baccaro si chiude il nostro giro di Venezia di una giornata. Tour enogastronomico qui a Venezia. Speriamo che vi sia piaciuto, che vi siate divertiti, che abbiate trovato ispirazione per il vostro prossimo viaggio a Venezia. Ovviamente mettete un bel mi piace. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, poi scrivete i commenti. Scrivete nei commenti se conoscevate questi baccari, se dovrete venire a Venezia e se avete qualche dubbio o qualche domanda, qualche informazione, ci scrivete sotto nei commenti. Ciao ciao! E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!